Dal 2005 Current si occupa di inchiesta su vari temi, tra questi anche la ricerca. L'Italia è così indietro rispetto agli altri paesi? Ma a mio modo di vedere non è indietro da un punto di vista di idee, cervelli, persone, personaggi e spunti. Siamo come al solito un paese che anche nel settore della ricerca ha un livello di eccellenza che viene invidiato in tutto il mondo. Il problema, come sappiamo, è che poi tutte queste energie, sia creative, perché poi la ricerca è molto anche creatività, che poi pratiche produttive fanno molta fatica, come sappiamo, ad essere messe in pratica perché evidentemente è un tema sul quale non si sta investendo, non si crede a sufficienza. Esiste un pubblico, una massa critica su questi temi? Ma una massa critica è difficile da dire, sicuramente ci sono. C'è una forte sensibilità, soprattutto nel mondo dei giovani, che è un mondo che noi intercettiamo costantemente online. Massa critica da un punto di vista, se la concepiamo da un punto di vista televisivo, forse no. La ricerca è ancora considerata, e spesso ha ragione, anche un tema abbastanza noioso, da comunicare e quindi da recepire. E la rete, il web, che cosa potrebbe fare in questo caso per valorizzare le storie dei ricercatori? Beh, la rete innanzitutto può fare quello che normalmente già fa, cioè parlarne costantemente e cercare di appunto utilizzare un mezzo che non è soggetto generalmente a controlli editoriali particolari per dare spazio, risalto a quelli che sono i progetti più importanti. In Italia, appunto, come dicevi, si investe poco in ricerca, si adduce spesso come scusa anche la crisi economica, ma esiste invece un denaro legittimo al quale poter attingere per investire in ricerca? Ma sai, diciamo che di base si dovrebbe partire secondo me dal principio opposto, cioè si dovrebbe mettere come prioritario il tema dello sviluppo della ricerca in questo paese perché è un elemento fondamentale per rimanere competitivi con il resto dei mercati e quindi trovare di conseguenza i soldi. È evidente che questo paese sta puntando tutto su problematiche, tematiche autoriferite con una visione del futuro quasi inesistente, lo vediamo dal tasso di disoccupazione, ad esempio, che abbiamo soprattutto per i giovani. Per cui non riesce in nessun modo a darsi una visione prospettica. Naturalmente la situazione poi del bilancio dello Stato italiano è particolarmente complessa e chiunque l'andrà ad ereditare in futuro avrà dei problemi, ma sicuramente il punto di partenza è avere una classe dirigente che capisca quanto fondamentale sia lo sviluppo della ricerca e quindi di conseguenza il finanziamento della ricerca per dare una prospettiva a questo Paese.